Weila, sono Marco, più conosciuto col nickname, con il mio nome, e questo è il primo video di una brevissima serie sull'analisi tecnica, su come riconoscere ad esempio un trend in questo caso, quindi la primissima base dell'analisi tecnica è riconoscere che tipo di trend abbiamo, se abbiamo un trend rialzista, un trend ribassista o un trend laterale. Ho preso un grafico qualsiasi, ho preso il grafico dell'euro-dollaro. E quindi possiamo avere due tipi di trend, no? Allora abbiamo il trend rialzista, che ovviamente fa così, cioè sale, aspetta un attimo, mettiamo lo scarabocchio, sale, quindi fa un massimo, poi fa un minimo crescente, un altro massimo, minimo crescente, un altro massimo, minimo crescente, un altro massimo, all'infinito, ecco. Questo è un trend crescente, no? Perché abbiamo sempre dei massimi crescenti e dei minimi crescenti, semplicissimo, no? Invece qual è il trend discendente, no? Beh, semplicemente abbiamo sempre dei minimi e dei massimi discendenti, tutto qua. Questo è sempre minimo, questo minimo è sempre più alto di questo massimo è sempre più alto di questo. Tutto qui, puoi andare avanti all'infinito, anche qui, eccetera. Ecco, tutto molto semplice. Infine, poi possiamo avere i trend laterali. Arriviamo da un trend crescente, arriviamo in questa zona qui e iniziamo a ballare così. Non sappiamo dove stiamo andando, quindi abbiamo praticamente una barra di congestione e poi magari il prezzo decide e si scende. Ecco, quindi sembra ultra più facile di quello che è. Quindi, ad esempio, guardando questo grafico, cosa abbiamo? Abbiamo che praticamente dal 7 maggio abbiamo avuto un trend crescente perché abbiamo avuto un pump praticamente, quindi un pump verso l'alto, poi un ritracciamento. Questi sono i minimi, no? Questo ritracciamento è stato ovviamente molto più alto di questo. Una ripartenza verso l'alto, eccolo qui. Un ritracciamento e qui cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un po' di barra di congestione, di lateralità, perché dopo il ritracciamento questo massimo non è stato superiore a questo. E quindi ecco che abbiamo un equilibrio o comunque una fase laterale. Questa si può dire che è una fase laterale, no? E il minimo, questo minimo qui non è stato inferiore, è stato uguale. Quindi qui abbiamo fase laterale. Quando è che si è rotta questa fase laterale? Al rialzo, perché dopo questo minimo abbiamo avuto di nuovo un pump che ha superato questo e anche questo massimo, no? E quindi siamo andati a fare questo, un all time high. A questo punto, che però cosa abbiamo avuto? Vedete, dopo l'all time high abbiamo avuto un trend discendente. Abbiamo avuto un piccolo trend discendente perché abbiamo fatto questo massimo, dopo questo massimo abbiamo fatto un minimo, vabbè, qui uno poteva dire, può anche ripartire, no? Quindi può ripartire, può fare un altro massimo, invece questo massimo, vedete, è stato inferiore a questo. E quindi siamo andati a fare un massimo inferiore e il minimo che abbiamo avuto successivo è stato inferiore. Quindi qui abbiamo un inizio di cambio trend. Un inizio di cambio trend che poi viene ancora più confermato dal prossimo massimo che si fa e un minimo ancora più inferiore. E qui abbiamo avuto quindi un primo trend rialzista, un trend laterale, un altro trend rialzista, un trend ribassista. Adesso cancelliamo tutto, va, perché sennò. Ecco, quindi rifacciamolo sopra il grafico. Abbiamo avuto, questo è il minimo assoluto, no? Ne abbiamo avuto primo pump, ritracciamento, minimo superiore. Secondo pump, no. Quindi massimo ovviamente superiore, minimo. Poi abbiamo avuto un altro impulso rialzista, ma non ha superato questo massimo. Quindi inizia a essere già una struttura di possibile equilibrio o di cambio trend, dipende. Si trasforma in un equilibrio perché non andiamo sotto questo minimo e viene rotto. Anzi, in realtà qui c'è stato anche un piccolissimo lower high, vabbè, comunque è talmente piccolo che possiamo anche escluderlo, ecco, e poi è ripartito al rialzo, quindi questa è stata rialzista, laterale, rialzista.
In un colpo solo, poi questo, cioè si sì, ha fatto questo piccolissimo ritracciamento, ma è quasi invisibile. Da qui abbiamo avuto un trend ribassista. E vedete, abbiamo fatto un mi, siamo scesi, ritracciamento, e qui non si può sapere, ma è solo un ritracciamento, no? Ma poi abbiamo fatto un massimo più basso, e poi abbiamo avuto un altro ritracciamento che va sotto il minimo. Questo è il primo segnale di cambio trend. Ma non è ancora verificato, no? Non è verificato al 100% il primo segnale, ma il cambio trend effettivo ce l'hai quando fai di nuovo un massimo e poi di nuovo un minimo decrescente. Perché anche se hai il primo segnale di break di un minimo, anche qui può farti lo scherzone e fare così e ti frega. Quindi qui inizia a esserci già un problema e dici, qui la struttura non mi piace più, può darsi che inverta, però non hai la conferma pura. La conferma infatti ce l'hai, ad esempio qui. Quando è andata a sbattere praticamente su questa struttura qua e poi ha fatto un altro minimo. Quella è stata la struttura, la conferma definitiva. Ecco, adesso vediamo meglio cosa, come è andato successivamente. Poi comunque ha avuto un tentativo di pump di nuovo, però anche qui non è che c'è stato un gran... Cioè, possiamo anche scomporlo così, possiamo anche scomporlo così, perché comunque ha fatto un massimo. Diciamo che ha fatto un cambio trend, che ha fatto questo piccolo ritracciamento e questo pump, quindi è stato un piccolissimo trend rialzista, perché comunque dopo bisogna contare l'ultimo massimo, no? L'ultimo massimo era questo, l'ha superato e ha fatto il ritracciamento ripartito. Ecco, da qui inizia un mega trend ribassista, no? Vedete? Sempre, sempre massimi inferiori, sempre minimi inferiori. Questo è un equalai. Quindi qui iniziava a dire c'è qualcosa di strano, siamo in equilibrio, non siamo in equilibrio, però appunto non abbiamo la conferma, no? Non abbiamo la conferma, non sappiamo se qui sta cambiando qualcosa perché prima non è andato sopra, quindi non ha fatto un massimo più alto, ma ha fatto un massimo uguale. Questo è quasi più un sintomo di possibile equilibrio come questo, no? Che poi si è messo a fare un equilibrio. E queste sono alle volte delle barre che possono anche durare mesi, cioè. Quindi non è che per forza poi ripartono subito, possono durare mesi dopo vediamo subito come. Quindi qui abbiamo continuato di nuovo, abbiamo fatto un altro minimo decrescente, un altro massimo decrescente, un altro minimo decrescente e poi eccoci qua, questa è tutta una barra, no? Perché comunque abbiamo fatto uno sputacchio, poi uno sputacchio, poi uno sputacchio, tutto così. Poi qui abbiamo avuto un tentativo di cambio trend a rialzo, ma poi abbiamo avuto un minimo decrescente, poi abbiamo avuto un altro tentativo, ma comunque tutto sommato questa è tutta una barra. Questa è tutta una barra, quindi lateralità, finché non è sceso. Ecco, ho fatto un altro minimo inferiore, un altro massimo inferiore che è andato a toccare la barra, un altro minimo. Andiamo a vedere meglio e andiamo avanti, aspetta che ogni volta succede questa cosa. Ecco. Fino a qui che non avevo neanche fatto un massimo, praticamente abbiamo fatto solo inferi. Qui abbiamo fatto praticamente solo inferi. E poi ora stiamo capendo se cambiare trend, cioè siamo proprio al limite, stiamo cercando di capire se abbiamo voglia di cambiare trend. Perché? Perché questo è stato l'ultimo massimo. Qui l'abbiamo rotto. E abbiamo fatto anche ritracciamento, guarda caso, circa sempre, vedete come sono sempre simili i grafici. E adesso stiamo cercando di capire se vogliamo andare a rompere questo. Se andiamo a rompere questo, facciamo un cambio trend rialzista a questo punto. Boh, mi sembra molto semplice, no? Da individuare il grafico. Ho usato medie, ho usato indicatori, ho usato che cavolo ne so. No, non ho usato niente. Adesso bisogna capire, anche se sappiamo il trend, eccetera, quali sono i migliori modi tipo per tradarlo, no? Quali sono i migliori modi? Allora, il miglior modo possibile è sempre seguire il trend, ovviamente, perché quando segui il trend c'hai un sacco di informazioni, sai che sta andando già per quella direzione, la statistica è dalla tua parte, la direzione è dalla tua parte e vai come un treno, no? Per dire qui, dopo questa barra, perché questa alla fine è stata una barra, cosa facciamo? Com'è che possiamo tradare, questa informazione che abbiamo, che magari c'è un tipo di trend in atto, no? Quindi qui cosa fa? Tu sei fermo, tu non puoi sapere al massimo cosa puoi fare, vabbè, poi diciamo che c'è la barra di congestione e tu dici, beh, aspetto che si rompa qua o si rompa qua e io entro e vediamo se ha continuazione. Ecco, questo è un modo ad esempio di agire, oppure
tu non, siccome sei in barra, tu non hai nessuna idea, no? Perché alla fine cosa è successo anche qualche volta? Cos'è che succede alle volte? Succede che ti fai finte, le finte, no? Se fosse tutto così semplice, guardate qua, qui eravamo in questo trend qua, quindi per far capire che non è tutto così semplice, quindi eravamo qui. E dicevi, boh, ma se mi rompe il rialzo io entro long perché cambia trend. E poi ti è andato giù e anzi ti è andato anche in ribasso. Allora io entro qua, entro short perché è cambiato e è andato anche short. No, anzi, sai cosa ti dico? Io ti vado di nuovo su. Vedete com'è difficile tradare i trend laterali, quindi bisogna stare attenti. Però vabbè, se uno comunque magari se la giocava così, ecco, questo è praticamente la lateralità. Dice io se mi brecca vado long ma metto lo stop a zero. Vabbè, non ho fatto niente. Rientra qua dentro e a sto punto se mi brecca giù vado short e metto lo stop a zero. Non ho fatto niente. Allora cavoli, se mi va su di nuovo qua vado long di nuovo, porca miseria. E metto però lo stop a zero. Quindi questo esempio è una strategia che uso spesso, no? Vedo l'area di break e se mi rompe, appena rompe fa un po' di continuazione, metto lo stop a zero. Quindi se mi sono sbagliato, pazienza. Cioè, se sono sbagliato non ho perso niente. Se ho ragione succede non così perché ogni volta scrive da solo. Se ho ragione succede questo. Se ho ragione può succedere, può tranquillamente andare così. No, che mi brecca, boom, no. Allora, facciamo finta che noi vogliamo vedere, avere più informazioni, quindi il trade più semplice sono sempre quelli a favore dei trend, no? Quindi cosa succede? Allora, qui abbiamo l'informazione di un cambio trend, però non è ancora confermata. Non è ancora confermata, no? Abbiamo detto che per avere la conferma ci vuole un minimo inferiore, perché anche se qui effettivamente c'è stato un pump della Madonna, poteva partire così, e questo non era un cambio trend, era un'altra finta delle finte maledette, no? Quindi quando è che abbiamo la conferma di un cambio trend? Semplice, quando abbiamo rotto la struttura, abbiamo fatto un ritracciamento e quando ripartiamo, tac, rompiamo questo massimo. Questa è una conferma al 100% di un trend rialzista. Qui abbiamo una conferma pura. Quindi dove mettiamo? Quindi come agiamo? Semplicemente mettiamo un ordine qua. Perché abbiamo la conferma al 100% del cambio di struttura e che è un trend rialzista. E andiamo tranquilli, no? Poi cosa possiamo fare? Siamo dentro, andiamo su. Allora, noi non possiamo sapere dove si va su, non possiamo saperlo, non abbiamo nessuna idea, no? Possiamo vedere però dove va il ritracciamento. E a questo punto, se abbiamo comunque un'idea che il trend è rialzista, vediamo il ritracciamento e vediamo la ripartenza e ci mettiamo lo stop sotto, no? Molto semplice, mettiamo stop sotto perché tu non puoi mettere, dici vabbè, ma io qua pigliavo più soldi, ma tu come fai a sapere che si ferma qua? Come fai a sapere che questo è il massimo? Magari fa solo così e riparte, no? Dove lo metti lo stop? Dove prendi il profitto? Non ha senso. Quindi se tu ad esempio sei entrato così, sei entrato qui, no? Con questo ordine di buy, di long, no? Tu, se pensi che anche magari sia un trend che dura, no? Dura nel tempo, tu cosa fai? Vai su, aspetti che faccia di nuovo così, aspetti che riparta e ti metti lo stop qua sotto. Ti metti lo stop qua sotto. Adesso riparte, può fare di nuovo un'altra leg up, tu sei ancora dentro e anzi puoi entrare anche con la seconda botta qua. Tutto con molte conferme. Conferme facili, diciamo. Poi, se ad esempio invece non fa più una sega e ritorna giù, cambia subito trend, comunque uscirai qua e ti sei fatto questa bella cicetta qui, no? E qual è il modo invece, ovviamente? Beh, è chiaramente il contrario per tradare il trend ribassisti. Ad esempio, qui vediamo un trend ribassista. Andiamo all'ultima parte qui, semplicissima. Che abbiamo il primo break, che però noi abbiamo detto che non, cioè, siamo agnostici, cioè, non so, ha fatto il break, magari mi ritorna su, soprattutto quando abbiamo avuto queste sberle in faccia. No, vabbè, se mettevamo lo stop a zero eravamo tranquilli. Comunque, cosa succede qui? Scende, fa il top, no? Qui noi non stiamo facendo niente, no? Fa il retest, questa zona fa il retest e riscende, e noi dove mettevamo l'ordine? Lo mettevamo qui. In questa zona qua quando è iniziata la discesa, no, eravamo dentro, poi faceva questo top qui, no, quel ritracciamento, no, ritracciamento di un trend ribassista e noi magari mettevamo lo stop qua e lui andava ancora giù, vedete, andava ancora giù, poi qui ha fatto un piccolo ritracciamento, vedete la candela, la ingrandiamo un attimo,
Poi lui aveva fatto un piccolo ritracciamento, cioè un piccolo pump e di nuovo un piccolo tentativo di risalita, no? Cancelliamo tutto, non si capisce niente. È andato di nuovo giù, poi ha fatto, vedete, un piccolo pump e è ritracciato qua, quindi questa era la nostra linea. Poi è ritornato su, basta, ha cambiato trend, forse, ecco, e noi e uscivamo qua. Quindi ricapitolando, noi ci prendevamo praticamente due ondate, no? Perché siamo entrati qui, in questa zona qui, e ci prendevamo due ondate perché uscivamo qui. Ecco, e poi magari questa qui che per noi prendevamo a continuazione, magari uscivamo con stop a zero, ovviamente. Perché anche se non ci prendiamo l'ondata, qual è il bello? Lo stop a zero. Perché io uso spessissimo lo stop a zero per dire qui c'era un trend stupidissimo che magari si faceva fatica a prendere, no? Perché era un cambio trend veloce. Quindi qui faceva così, scendeva, confermava, poi faceva diciamo questo top così. In effetti qui era anche una sorta di equilibrio, quindi comunque non era ancora capibile la situazione. Quindi qui scendeva, tracciamento, ecco, qui entravi. Qui entravi perché qui era troppo complicato, allora ti faceva questo sputacchio e poi ricambiava subito trend, male che vada ti pigliava lo stop a zero, però non è che perdevi qualcosa. Ecco, questo è il modo, diciamo, principale per tradare un trend, cioè se, non abbiamo usato praticamente nessun indicatore, nessuna media mobile, niente, pulito, guardando solo il grafico. E invece com'è che si potrebbe tradare un trend laterale? Sono più difficili da tradare, io preferirei tradarli a breakout, sinceramente, però non è che non si possano tradare, andiamo a prendere questo trend laterale qui. Ecco, allora qui prendiamo questo trend lateralissimo, si possono anche, diciamo, annullare gli spike, perché se no se uno prende anche gli spike, ecco, diciamo che annulli lo spike qua in alto e lo fai così. Poi tra l'altro qui era vu a vuoto e qui metti il minimo così, ecco. Allora, la prima parte, cioè, tra l'altro è anche divisibile in due parti, ecco. Qui cosa puoi fare? Poi ai minimi compri e aspetti il rimbalzo, vendi, compri, vendi. Però qual è il problema? È che un trend laterale dura, non si sa quanto dura. Quello è il punto, non è che dura all'infinito. Poi vedi la seconda parte, infatti, qua diventava già più misera, no? Fai compri qua e ho capito, vendi subito qui, che palle, cioè non fai più niente perché tu magari eri abituato ad avere questa linea qua, dici aspetta, 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 aspetta che vado qua, non ci va più perché ritorna già giù al minimo e ti ha fregato, ecco, cioè sono più difficili da tradare, sono più difficili da tradare. I trend laterali sono più facili da tradare così, cioè che ti metti, non so, il massimo per dire, tac, qua, e un minimo qua, che poi comunque qui appunto essendo stato scomposto in due parti, la seconda parte è stata più misera, puoi anche dire, vabbè, questa ormai la lasciamo perdere, perché ormai non sta più facendo questi massimi, vedete come misero, no? Quindi per me questo trend laterale qua dell'ultimo mese, e quindi cosa succede? Se mi va sotto i minimi, che vedete qui comunque non c'è andato, no? Se mi va sotto i minimi assoluti, andrò short. Provo uno short e mi metto lo stop a zero qua, solito discorso. Se invece mi brecca questi massimi, magari provo un long, no, con lo stop a zero. E qui, a quanto pare, il long avrebbe pagato una gran bella botta. Perché ad esempio qui, per dire, andavamo long, perché rompeva questi massimi qui, no? Eravamo tutto long qua, poi qui faceva ritracciamento senza andare sotto il nostro long, quindi noi stavamo fermi. Per dire, non so cosa succede, io sto fermo col mio stop a zero, no? Non ci prendeva lo stop a zero, avevamo un ottimo punto qui, no? Per mettere il nostro stop loss, poi ci faceva un'altra leg up, ci faceva un altro piccolo ritracciamento, questo era il nostro stop, ci faceva un altro leg up, un altro ritracciamento, questo era il nostro stop. Cioè c'è un'altra leg up, un altro ritracciamento e questo era il nostro stop. Non uscivamo mai, non uscivamo mai fino a qua. E qui poi magari uscivamo in questa zona qui e ci facevamo tutta questa cicetta qua. No? Mica male, eh? Ci facevamo tutta questa cicetta qua. Perché comunque poi uscivamo qui e non saremmo mai usciti perché non c'è mai stato un minimo decrescente. Sono sempre stati minimi crescenti e noi spostavamo lo stop verso l'alto. Ecco.
Questo mi sembra un modo più semplice in assoluto per individuare un grafico, cioè uno può prendere qualsiasi grafico, cavolo ne so, adesso ne prendo uno a casissimo giusto per avere un'idea, prendiamo lo yen, ecco, cioè tu guardi e dici questo grafico com'è? È rialzista, ribassista, non ne ho idea, boh, andiamo a vedere dove, quanto indietro siamo. Ecco, teoricamente ovviamente sembra proprio rialzista. Il trend sembra a favore anche se qui ha perso il minimo. Vedete, qui ha perso il minimo e qui sta cercando di fare un minimo inferiore a, un massimo inferiore a questo. Quindi qui è un po' sporco, però sta facendo una struttura di top. Vedete, ha fatto così, così, così. Poi qui ha perso di poco, ma l'ha perso il minimo. Ora non sta facendo un retest, sta facendo di nuovo un massimo, però non sta riuscendo a superare. Questa è una struttura che si sta trasformando tra l'equilibrio e il cambio trend, perché se adesso questo scende così, qui assolutamente conferma il cambio trend. Se invece rimane in questa zona qua, rimane in equilibrio, ecco, comunque finché non ci abbiamo conferma, io ad esempio qui non farei niente. Ecco, prendiamo un altro grafico a casissimo, franco-svizzero, ecco, franco-svizzero, qui avevo fatto anche un'analisi. Ecco, qui ha fatto un trend rialzo pulitissimo e un trend a ribasso pulitissimo, cioè quasi direi, perché ha fatto, vedete, tutta una catena di lower high, sì, vabbè, di higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, e poi improvvisamente ha cambiato trend senza neanche dire vabbè non so cosa fare, no, ha iniziato a andare giù 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 giù, ha fatto questo piccolissimo sputacchio e giù, e adesso è un po' in laterale, adesso è un po' in laterale perché ha fatto, vedete, questo massimo e praticamente diciamo sono pari, adesso sta cercando di capire se vuol continuare. Ecco, questo ad esempio è facilissimo, no? Infatti l'ho messa anche come setup. Se mi va sotto questi minimi vado short. E perché è facile, sta continuando il trend ribassista, no? Quindi io spero che per questo primissimo video con un trade proprio semplice, facilissimo, anche una modalità di trading abbastanza statisticamente a nostro favore, sia insomma illuminante, ecco, senza stare là a fare grandi oscillatori, grandi schemi, solo seguendo il grafico pulito e seguendo il trend rialzista, ribassista, laterale e il setup possibili. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!